Giro di boa. Cominciano da domenica prossima le gare valide per il girone di ritorno del campionato Lega 2. L'Enel Basket riparte dall'Aget Imola. Questa volta si gioca sul parquet avversario. I biancazzurri hanno da recuperare con l'Imola. Nel girone di andata i ragazzi di coach Bucchi esordirono male, persero 70-77 tra le mura uniche del Palelio. Una sconfitta che pesò parecchio, visto che si trattava della prima gara della regular season e per di più in casa. Oggi l'Enel si trova nella parte alta della classifica con 18 punti dietro la capolista, ha ben altre mire rispetto all'Aget Imola che invece con 12 punti si trova quasi in coda. Non solo, l'Enel Basket esce tra l'altro dalle ultime gare a testa alta, carica di ottimismo e soprattutto con l'obiettivo di raggiungere la vetta. L'Imola invece le prime due gare dell'anno, una sconfitta e una vittoria. Insomma, la partita di domenica sarà un'occasione in più per i biancazzurri di racimolare punti, forti anche della presenza di Formenti che oramai è rientrato a pieno regime. E comincia un altro ciclo anche per l'Assi Ostuni che nel girone di andata tra alti e bassi è riuscita comunque a fare un buon lavoro. Peccato per la sconfitta a Brescia, ma coach Marcelletti ha già detto ce la siamo lasciata alle spalle. E sì, perché ora l'Assi guarda avanti, domenica sfida impegnativa, si gioca in casa con la vice capolista Pistoia. Nel girone di andata i gialloblu incassarono una sonora sconfitta, per loro il beneficio di essere comunque una squadra esordiente. In questi mesi però la squadra è cresciuta e tutti si augurano che i risultati siano adesso diversi.